Abbiamo Ivone Pinton che sta in questo momento applicando un nuovo sponsor alla macchina, penso che sia un nome che voi amici che ci state guardando conoscete bene, così come conoscete Ivone Pinton che è qui con noi, che sta presentando questa grande stagione di GP2 che ci aspetta. Sì, ho attaccato questo sponsor adesso perché ci mancava l'ultimo mezzo milione di euro ed è arrivato proprio stasera così, in formato piccolo anche. Speriamo che anche i soldi non siano in formato piccolo. Sono quelli del Monopoli, per cui non so se puoi usarli, ma comunque, a prescindere dai soldi, allora, 25 anni di Durango, non è proprio come dirlo. No, effettivamente non è così semplice come raccontarlo, no? Io vivo questo 25esimo anno come il primo anno. Con lo stesso entusiasmo, con la stessa passione, con lo stesso piacere di fare questo lavoro. Quindi direi che sono passati, sono volati. Un giorno mi hanno preso, la prima volta che mi hanno ritirato la patente, mi ha detto, lei sapeva quanto andava? Sì, 230 all'ora circa. No, 238 mi ha detto. Beh, dico, non sarà forte, no? No, dice, volava basso. Anche queste macchine volano basse, hanno delle belle ali e abbiamo due bei piloti anche quest'anno. Io prima ho detto con Giuseppe, forse è la miglior coppia di piloti che avete mai avuto in GP2 Series. Direi di sì, che questa qui è proprio la miglior coppia, ma soprattutto perché abbiamo conservato Davide anche per il secondo anno, cosa che io non avevo mai fatto, facendo sempre i talent scout, così vincendo delle scommesse che mi facevo come stesso, questo ragazzino va forte, questo va forte, e credevo in lui e lo facevo andare. Io quest'anno invece ho conservato Davide, che sono sicuro che oggi va forte, e poi ho preso questo francesino che secondo me ci darà delle grosse soddisfazioni. Allora, 25 anni di Durango e anche il modo di festeggiare è stato in grande stile, abbiamo visto caschi, abbiamo visto, qui abbiamo una chitarra addirittura per l'occasione, insomma avete fatto le cose in grande come sempre. Sì, diciamo che ci siamo creati un grande parco di amici attorno che ci vogliono bene e lavorano con noi, e quindi questo ci dà la possibilità di fare cose belle, di far vedere delle cose importanti, direi che è la soddisfazione di questo lavoro. Allora, in bocca al lupo alla Durango e portate il nostro adesivo sul gradino più alto del podio. Dalla prima gara sicuramente. Beh, certo, non adesso, a Barcellona. A Barcellona dalla prima gara saremo sicuramente sul gradino più alto. In bocca al lupo, grazie.